è uno di quelli che ha giocato 20 anni sempre e solo con la maglia dell'Atalanta. Dica lei la UFO, gli cambia squadra ogni quattermesi e tutte le volte che se ne vanno cosa dicono? Lascio una città fantastica, un grande spogliatoio, una tifoseria che non ha eguali. Che è la frase che la ripete se Smith dopo quando si è spostato. Giampaolo Bellini è sempre rimasto all'Atalanta per vicende sue, per amore della maglia, anche perché probabilmente certi treni non li ha presi quando li doveva prendere, comunque è rimasto lì. Di Giampaolo Bellini si è sempre e solo parlato per come giocava a pallone. Ci sono calciatori che mego a mole sai, sei avrai, sei mi avrai, te ci dei e sei sul giornale perché gli ha cambiato la pedena dura, perché gli andati insieme a questa chi, andati insieme a quell'altra, a chi se ne frega. Adesso, Bellini è uno che non ha mai fatto la vita, diciamo, del calciatore. Dopo magari da seguito al fan privato, però quello che arriva a noi è l'immagine di una persona estremamente semplice, estremamente onesta. E quindi, visto che non siamo neanche così distanti da Sarri, visto che qualche settimana fa ha dato l'addio al calcio giocato, mi è sembrato giusto sfruttare questa grande platea per far sentire l'affetto di Bergamo non tanto a un giocatore dell'Atalanta quanto a uno dei pochi grandi giocatori rimasti anche a livello umano. Yeah.
mai scelta da lui. La prossima canzone la faccio particolarmente corta perché sennò a Resident Dalunk sono le 18, alle 18.45 tassativo dobbiamo smettere perché c'è il soundcheck del gruppo successivo che se non sbaglio è un gruppo di Taranta. Loro sono grandi amanti della Taranta e anche grandi ballerini di Taranta. Io sì. Il prossimo pezzo è un pezzo che abbiamo dedicato alle radio locali. Perché se anche da Quito possono sembrare un fenomeno buffo, un fenomeno un po' grosso, tra virgolette, in realtà è proprio nel concetto di local che c'è la bellezza di queste emittenti. Il pezzo è uno dei tre che abbiamo registrato a Nashville e si chiama Local Radio.